Io prego tutti i giorni a Dio che ci aiuti a tutti a guarire da questo vaccino. Solo Dio sa quello che ci è accaduto, veramente. Non riesco ad esempio a leggere ad alta voce, tendo poi a peggiorare praticamente in tutto il corpo facendo queste attività che è come se il mio cervello andasse in tilt, come se non le sa fare. Comporteremo in quanto future mogli, madri, ma è così che cominciamo a definire le esperienze. Abbiamo cominciato a cercare informazioni, abbiamo analizzato e abbiamo visto che erano tanti i casi di morti sospette, spesso di giovani, sani, forti, sportivi, ragazzi di 13, 14, 15, 16 anni che si buttano sul divano, si addormentano, non si svegliano più. Siamo qui per illuminare, per portare questi volti. Queste persone che si sono spente qualche giorno, qualche settimana dopo la vaccinazione, dopo che hanno firmato un consenso informato senza informazioni e che hanno affidato la loro vita alla scienza. Siamo qui per celebrare l'esistenza di chi ha creduto per forza, per paura, per andare a lavorare, per il bene comune, tanti giovani che l'hanno fatto per evitare la morte civile, confidando nella protezione di uno Stato che ora li ha abbandonati. Siamo qui per chiedere verità e giustizia per chi è gravemente ammalato, per pretendere risposte alle tante domande che cadono nel buco nero della mala sanità e della burocrazia, per confortarli, per sostenerli nell'abbandono. Coloriamo quell'affronto, stiamo in questi colori, bisogna fare che l'inverno torni a essere primavera. Io credo che negli ultimi 2 anni noi abbiamo vissuto un tentativo di cancellare ogni tipo di pensiero diverso dal pensiero dominante, un tipo di limitazione della libertà di espressione, della libertà di parlare, della libertà di essere informati, che sono un attentato diretto alla nostra democrazia, al nostro paese. Non è neanche vero che le notizie non escono. Le notizie ci sono, il problema è che non vengono cavalcate dalla stampa. Vogliamo che arrivi questo messaggio dritto. Non è possibile che noi, italiani, dallo Stato italiano, non siamo previsti. Quindi l'ascolto che chiediamo è proprio quello da parte delle istituzioni, da parte dei medici, che fino ad oggi hanno preferito non vedere, non sentire e tenerci nascosti.